Ciao lettori, con la video recensione di oggi vi volevo presentare questo libro, quello di John Woods, dal titolo Levi Cevi, edito nella versione italiana da NN Editore, che ringrazio per averci dato questa opportunità. Si tratta di un'opera prima e un'opera che mi piace definire un autentico pugno nello stomaco. Un libro veramente molto interessante. John Woods ci porta in Ohio, in particolare a Burnsville, una piccolissima comunità all'interno della quale conosceremo Amy, una ragazza vicina ai 18 anni e soprattutto vicina a un momento importantissimo della sua vita, ovvero la conclusione del percorso studentesco nelle scuole superiori e il passaggio all'università. Amy è una ragazza con voti molto alti e soprattutto con l'ambizione di diventare una veterinaria. Vive con una famiglia molto particolare, ovvero un padre pressoché assente, una madre che è costretta per arrotondare a vendere il proprio corpo e soprattutto un fratellino, Stonewall, che è uno dei personaggi più importanti di questo libro. Stonewall è un bambino molto piccolo, ma ha una serie di problemi dettati probabilmente da quello che è il contesto nel quale vive questa famiglia. Infatti, nella città di Burnsville c'è uno dei giacimenti minerari più importanti, infatti la famiglia di Amy Birkner, attenzione perché bisogna pronunciarlo con la V nonostante sia scritto con la W, vende appunto parte della proprietà affinché possano essere estratti dei minerali. Tutto questo chiaramente influisce in maniera negativa sull'ambiente, non soltanto per quel che riguarda il cambiamento climatico, il cambiamento geologico, ma anche e soprattutto il carattere delle persone. E a proposito di caratteri, uno dei personaggi più importanti di questa storia è senza dubbio Paul, compagno di scuola di Amy, ragazzo del quale la protagonista è innamorata e che decide una sera di far saltare in aria uno di questi giacimenti. Da questo momento in poi devo fare molta attenzione perché il rischio spoiler è elevatissimo, tuttavia si susseguiranno una serie di eventi che porteranno appunto un poliziotto, il signor Hastings, ad indagare su una morte e da questo momento in poi devo fare ancora più attenzione. Quello che mi è piaciuto veramente tanto di questo libro è il fatto che l'autore, mostrando veramente una tecnica narrativa sopraffina, porta avanti la storia in due momenti. C'è una narrazione in prima persona affidata appunto ad Amy e una narrazione in terza persona nella quale troveremo l'agente Hastings protagonista. È un giallo sotto certi punti di vista perché appunto c'è l'indagine su una serie di morti, ma è soprattutto è un romanzo di formazione, caratterizzato da un approfondimento dei personaggi molto interessanti. Ho visto John Woods con una sorta di bisturi scavare sempre più in profondità all'interno della psiche dei personaggi nel tentativo di cercare qualcosa che permettesse al lettore di creare confidenza con ognuno dei caratteri di questa storia. Personaggi principali e semplici comprimari vengono approfonditi veramente bene e una delle cose che mi è piaciuta davvero molto è il fatto che ci sia un tono cupo dall'inizio alla fine. Tono cupo che non deve assolutamente spaventare, anzi, al contrario, rende più efficaci le parole e i concetti che porta avanti questo narratore americano che dimostra di essere veramente valido trovandosi di fronte a una prima esperienza letteraria veramente interessante. Concludo questa recensione suggerendovi assolutamente la lettura di questo libro perché, al di là di quelle che sono le tecniche narrative e l'approfondimento psicologico, il tema portante è l'ambiente e soprattutto la domanda: dove andremo a finire continuando a comportarci in questo modo, mettendo al primo posto gli interessi economici e fregandoceni di quello che è il nostro contesto ambientale. Mostro nuovamente il libro, Levi Cevi di John Woods, la recensione termina qui, noi ci troviamo la prossima volta.